Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un piccolo trucchetto che si può fare col nuovo Scratch 3. Un trucchetto che si poteva fare anche col vecchio Scratch 2, ma che sembrava andato perso al passaggio tra Scratch 2 e Scratch 3. Quello a cui mi riferisco è la possibilità di andare a cancellare lo sfondo o alcune parti delle immagini che andiamo a utilizzare come costumi. Ora, prima di tutto, devo specificare che questo trucchetto mi è stato segnalato da Giovanni del gruppo Telegram Mondo Computazionale. Io non mi ero reso conto di questa particolarità. Quindi ringraziamo Giovanni e che gli è i primi rotto per il suggerimento. E a questo punto ne approfitto anche per dirvi che esiste un gruppo Telegram Mondo Computazionale dove si parla di coding, di informatica, di Scratch. Cerchiamo di darci tutti insieme supporto per quello che riguarda il coding e il codice da scrivere con Scratch. Ci sono sia studenti che docenti, siamo tutti alla pari e si cerca di darsi il massimo supporto. Quindi, chi volesse farne parte, trova il link in descrizione. Molto bene, andiamo avanti. Prendiamo ora come esempio il nostro gattino. Se vado sui costumi, intanto mi rendo conto che il gattino in questione è un'immagine vettoriale. Quindi, in questo caso non ho uno sfondo da rimuovere, però potrei rimuovere la parte arancione, per esempio, di alcune parti del corpo. Non di tutto il corpo, perché stiamo parlando di blocchi separati. Come facciamo a fare questo? Selezioniamo il secchiello, colore del secchiello nessuno, e andando col secchiello sulle parti da cancellare, vedete, spariscono. Se io clicco sulla parte arancione della faccia del gattino, clic, il gattino non ha più la faccia arancione. Abbiamo rimosso il colore e quindi di conseguenza se lo utilizziamo su uno sfondo andiamo a rimuovere lo sfondo. Vedete? Rimuovo tutte le parti arancioni del gattino e in questo modo ho rimosso, tra virgolette, tutti gli sfondi. Quindi siamo andati a rimuovere un colore da tutto il disegno del gattino. Addirittura posso togliere anche le parti bianche. Ecco qua. Questo è un sistema che funziona per quello che riguarda i costumi vettoriali. Vediamo ora come funziona lo stesso lavoro per quanto riguarda il bitmap. Quindi andiamo a caricare un nuovo costume dalla libreria di Scratch, un costume qualunque, per esempio il granchio, ok? Lo converto in bitmap, ecco qua, e con lo stesso metodo, quindi secchiello selezionato, riempimento vuoto, vado a rimuovere parti di colore che non mi servono. Per esempio il centro rosso del granchio. Ecco qua, le chele e le zampe. Quindi stessa logica che si utilizza per le immagini vettoriali, con l'unica differenza che per le immagini bitmap si tiene in considerazione il colore come area, quindi lo stacco viene dato da un altro colore. Vedete, qui il corpo e la chela non sono collegati per quanto riguarda il colore, cioè questa linea nera che lo blocca, mentre per quanto riguarda il vettoriale si tratta di forme che vengono sovrapposte. Quindi la logica di utilizzo è un pochino diversa, però stiamo parlando dello stesso approccio. Questo metodo funziona anche con le immagini che carichiamo da computer. Quindi se vado a caricare un'immagine dal mio computer, ecco, selezioniamo questa, vado indietro con lo zoom, vedete, è il logo che utilizzo sui social per Mondo Computazionale. Se io seleziono il secchiello vuoto e vado sullo sfondo azzurro, clicco, rimuovo completamente lo sfondo. Quindi, uno strumento utilissimo che si può utilizzare per andare a modificare i costumi. Molto bene, per oggi ci fermiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Come sempre vi chiedo di lasciare un like e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!